Allo spazio Nogozon che ci ospita per festeggiare il primo anno di Potere al Popolo Parigi. E dai! C'è un gran clima di festa tra tutti noi, tra tutte le compagne e compagni che hanno animato questo gruppo in questo anno. Oggi festeggiamo il nostro primo compleanno e speriamo il primo di una lunga serie. Abbiamo cominciato il 29 gennaio del 2018 con una grande assemblea a Montreuil, nella quale abbiamo detto che anche Parigi, anche il gruppo di Parigi accettava la sfida di Potere al Popolo. E all'inizio tutti ci avevano descritti come folli per cominciare una sfida del genere all'estero per Potere al Popolo. A quell'assemblea parteciparono più di 100 persone, da lì nacque un grande gruppo coeso, attivo, militante, che nel tempo è cresciuto, si è confrontato su tante questioni, è riuscito a essere presente nelle lotte territoriali e sociali di Parigi e non solo, che è stato sempre in stretta sinergia con gli altri gruppi che sono presenti in Europa e con Potere al Popolo in Italia. Abbiamo cominciato con la raccolta per le firme per la presentazione della lista all'estero, abbiamo poi proseguito con la campagna Adotta il mio voto. Iniziative che ci hanno permesso di aggregare tantissimi italiani all'estero che hanno riconosciuto la valenza di questo progetto che noi volevamo portare avanti. Non solo un progetto che all'inizio poteva sembrare elettoralista, ma era un progetto politico, sociale, di aggregazione, di mutualismo, di creare una comunità anche all'estero, perché era fondamentale tra i tanti italiani, italiane che erano emigrate in questi anni e che oggi rappresentano una grande componente di giovani, meno giovani, lavoratori, studenti, gente che è venuta specialmente in Francia a vivere e che vuole attivarsi politicamente per sostenere questo progetto. Abbiamo partecipato anche qua a una manifestazione in solidarietà con quanto era accaduto a Macerata, con i migranti, con Mimmo Lucano quando è stato arrestato successivamente nei mesi di settembre-ottobre. Abbiamo partecipato a numerose iniziative a marzo qui, che si sono tenute qui, specialmente a Parigi, di protesta contro il governo Macron, al fianco di numerose organizzazioni e collettivi. Siamo scesi in piazza in risposta alla marea popolare chiamata dalla France Insoumise. Abbiamo partecipato alle lotte dei migranti insieme e al fianco dei rifugiati che avevano occupato uno stabile a Paris-8, dove abbiamo organizzato una cena solidale. Abbiamo sempre cercato di portare avanti questi progetti di coesione, non solo tra italiani emigrati, ma soprattutto con le realtà territoriali che già facevano attività su questo territorio. Abbiamo creato un gruppo attivo forte che ci ha permesso anche di partecipare insieme all'associazione e al Circolo Carlo Giuliani, già presenti qua a Parigi, alla Fête de l'Humain, con uno stand nostro di Potere al Popolo che ha riscosso un grande successo, non solo a livello internazionale, ma che ci ha permesso di continuare a crescere a livello politico insieme a tante altre forze, insieme a tanti altri compagni che sono venuti a trovarci a questo stand. Abbiamo in questi mesi portato avanti numerosi progetti di radicamento sul territorio, abbiamo avviato un cineforum per discutere di progetti politici, di temi politici che a noi interessano direttamente. Abbiamo continuato a fare una discussione in linea con quelli che sono anche gli aspetti della crescita di Potere al Popolo in Italia, sullo statuto, adesso anche sulla partecipazione alle elezioni europee. Indipendentemente da quello che sarà poi una decisione non solamente elettorale, noi crediamo che la battaglia e la lotta va portata avanti su ogni territorio, insieme a tutte le organizzazioni e le forze che lo animano, e per questo noi crediamo che Potere al Popolo oggi ha bisogno di una dimensione internazionale e internazionalista. E questo gruppo qua a Parigi, ecco, io sono estremamente emozionato di parlare a nome di tutte e di tutti. È veramente uno dei gruppi più belli, una delle realtà più attive e veramente di quelle più partecipative. E invito tutte le persone che guarderanno questo video ad unirsi a noi, a seguire la pagina Facebook e a partecipare attivamente a tutte le nostre iniziative, perché oggi facciamo un piccolo resoconto di un anno, ma speriamo che questo vada avanti. Abbiamo partecipato alle mobilitazioni dei Gilets Jaunes, ci saranno numerose altre iniziative in vista di questa campagna elettorale.
sarà importante essere presenti, partecipare al dibattito, e questo per noi è il cuore della nostra attività. E penso che questo gruppo che è qui presente e tutti gli altri che ci seguono hanno effettivamente un punto di riferimento oggi qui all'estero, in Italia, ed è Potere al Popolo. Quindi mi auguro altri 100 di questi giorni, che possiamo festeggiare altri 100 di questi compleanni, e ora è sempre Potere al Popolo.